Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi non potevo non caricarvi questo video come secondo video della settimana. E cosa ho da dirvi? Vi mostro oggi la banned list che sarà in vigore dal 9 novembre 2015. L'abbiamo aspettata, attesa. Io avrei preferito che la Konami ci dicesse più o meno il periodo in cui sarebbe uscita, ma vabbè, questa è un'altra storia. Abbiamo letto mille post su Facebook in cui si chiedeva: ma la banned quando esce? È uscita la banned? Ora è finalmente uscita, 29 ottobre 2015, è uscita senza preavviso, eccola qui. E cosa ho da dirvi in breve su questa banned? Tra virgolette, ma proprio fra virgolette, ha leggermente limato chissà quali mazzi. Quindi, penso che farò le considerazioni dopo, scusate se parlo così, ma vado di fretta e ho poco tempo a disposizione. Allora, al primo posto abbiamo Apo Clifford Towers, meglio conosciuto come Kill, che dopo avermi fracassato letteralmente i coglioni, ora viene bannato. A seguire poi abbiamo Shurit, che dopo essere stato limitato ora viene bannato. E se pensate che sia l'unica carta dei Necros che è stata toccata, vi sbagliate di grosso, perché poi andremo a vedere proprio il reparto in cui tante cose sono cambiate, ed è quello delle carte limitate. A seguire abbiamo El Shaddoll Construct e, attenzione, Evilswarm Exciton Knight. Per pura curiosità ero andato a vedere, non so perché, il prezzo su TCG Market. E stava più o meno come al solito 30 euro, 28 euro. Poi è uscita la banned. Vado a vedere per pure curiosità. E mi sono divertito un sacco a vedere tipo una carta che stava a 30, proprio piombare verso il basso a 15 euro. E penso che continuerà a diminuire in quanto è una carta ormai ingiocabile. Arriviamo ora al reparto proprio in cui la Konami si è proprio sbizzarrita. E abbiamo Clifford Scout che, dopo essere stato semi-limitato, ora passa a 1. A fargli compagnia ci sono Graf dei BA, accompagnato da Matematico. E io penso che toccando Dante, che ne so, a 2, e non è stato toccato Dante, non gli avrebbe fatto, cioè gli avrebbe fatto male, ma non come toccare Graf e Cir. Graf, come vedete, a 1, Cir ovviamente avrete capito che sicuramente è a 2. Poi andiamo a toccare una carta che, come Matematico, che diciamo dava una marcia in più al mazzo, ma faceva comodo anche a Shaddoll, molto comodo a Shaddoll. Continuando abbiamo Necrots of Brionac e Unicorn che passano a 1, e questa è una bella batosta per Necrots, ma se non erro mi sembra che in OCG abbia giocato sempre così. Ora non mi ricordo, non vorrei dirla cazzata, ma mi sembra che Brionac e Unicorn erano già 1. Poi può darsi che ricordo io male. Comunque sia, per come era Necrots fino a poco fa, ora è molto ma molto più debole. La Konami ovviamente non si è risparmiata e ha dato la limatina, sempre fra virgolette, a Ritual Beast, limitando Ulticannauk. Poi abbiamo El Shaddoll Fusion che passa a 1 e, attenzione, anche Reinforcement of the Army, meglio conosciuta come Rota, che passa a 1. Quindi mi dispiace per Hero e anche per Satellar in un certo senso. Col cazzo per Satellar. Per le semi limitate invece, come già detto prima, abbiamo Cir, che ora è a 2. E infine, fra le carte che non sono più nella lista, abbiamo Chaos Sorcerer. Era ora che andasse a 3, perché che cazzo, ora posso sbizzarrirmi a giocare Chaos e Chaos Dragon. Buona notizia per i Six Samurai Players, abbiamo Sheen a 3. E infine, da limitate, abbiamo Spellbook of Fate e Gyarga Gear, che tornano a 3. Allora ragazzi, non potrò fare un bel discorso costruttivo, comunque sia, cosa da dirvi su questa banned? Io sono un BA player, ma sinceramente me l'aspettavo, era una banned in un certo senso prevedibile, me l'aspettavo che il BA sarebbe stato toccato e mi sarei aspettato che ad essere toccato non sarebbe stato Dante, bensì Graf o Cir. È una mia impressione forse, ma con questa banned diciamo che la Konami vuole spingere, cioè sembra che ci voglia spingere a giocare nuovi mazzi, mazzi ormai imminenti, a giocare Cosmo con i nuovi supporti, a giocare Mage Specter e tutti gli altri mazzi che
dovranno uscire, e per farlo ha dovuto togliere di mezzo, in un certo senso, quei mazzi che potevano competere con questi. Io rido ultimamente perché diciamo che ci sono state sempre le classiche frecciatine, ma Necroz non l'andranno a toccare, non l'andranno a toccare, perché se la Konami vuole fare bene le cose manterrà così il meta vario. E col cazzo, perché invece la Banned è andata a segare tutti questi mazzi, quindi diciamo che il meta si va a restringere. Tuttavia, su questo sfondo abbastanza drammatico, penso che gli Infernoid players possano gioire in quanto il mazzo non è stato proprio toccato, e secondo me possono fare lo stesso anche i Satellar players, in quanto Altair è a 3, Deneb è a 3, Alpha è a 3, cioè non è stata toccata nessuna carta. È vero che Rota è stata portata a 1, ma vi ricordo anche che Satellar ci ha vinto i mondiali con Rota 1. Quindi boh ragazzi, mi spiace di non poter fare una critica costruttiva. Ripeto, vado molto molto velocemente, ho pochissimo tempo. Fatemi sapere cosa ne pensate voi qui sotto nei commenti, se siete d'accordo con me o no. Una delusione per molti 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 players, come previsto. Tant'è vero che molti vorrebbero smettere di giocare. Da 96 Stregon penso sia tutto. Lasciatemi un piace, un commento, ripeto, con il vostro parere qui sotto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un piace sulla fanpage Facebook che trovate, qui, il link è qui sotto in descrizione, e scusate ancora, e arrivederci al prossimo video.